Testamento del decapitato, una metafora dell'intellettuale moderno. Io sono semplicemente una testa. Perdo sangue dal collo troncato, ma non posso farci nulla. Mi dico che prima o poi l'emorragia dovrà pure arrestarsi o prosciugarmi del tutto, eppure sono giorni che dai grumi del mio collo scorrono fili di sangue ininterrottamente, si spargono sulle pietre scheggiate ai lati dei binari, colorano di rosso i ciuffi d'erba cresciuti ai bordi delle assi di quercia e le stesse code delle lucertole che fanno capolino a pochi centimetri dalle mie labbra. Urlo e continuo a urlare a intervalli quasi irregolari, ho la voce rauca, ma il più che posso fare è agitare i fili d'erba ed allarmare le lucertole, perché nessun altro mi sente. Le onde delle mie grida si schiantano e si spengono sulle pietre nero fumo, non riescono a rimbalzare che di pochi metri, tantomeno potranno raggiungere mai le tendine bianche del casolare che intravedo spuntare a un tiro di fucile dal mio naso tra cacce e rovi. La mia testa è reclinata tutta su un lato, il taglio delle pietre mi solca la guancia, il mondo intero, vasto e luminoso, davanti a me giace lì, obliquo, trasversale, quasi sul punto di ribaltarsi. Sono sempre stato un ragazzo curioso. Nella noia del viaggio al paese dei nonni, il mio sguardo aveva indugiato sulle parole incise sulla targa, alla base del finestrino del rapido. Pericoloso sporgersi lungo il tratto fra F e B. Mia madre mi aveva appena invitato, con la sua solita pazienza, a tirar sul finestrino, anche perché il vento scuoteva ormai visibilmente il quotidiano dell'austero pensionato seduto davanti a me, che non aveva detto niente, per educazione. Io avevo finta di obbedire, afferrando i sostegni del vetro con entrambe le mani e sollevando il finestrino di un paio di centimetri, quasi all'altezza di prima. C'era spazio sufficiente per allungare la testa, malgrado il vento mozza respiro oltre il bordo del finestrino. Volevo trasgredire il divieto della targa e insieme rendermi conto di quale pericolo dovessi temere. Feci solo in tempo a vedere che le prime carrozze del rapido si erano infilate in una galleria nera e rombante. Fu un attimo. Il tunnel aveva già inghiottito il vagone che precedeva il mio. A quel punto l'arcata di pietra della galleria mi schiaffeggiò con tale violenza che il mio collo subì uno strappo immediato e fui solo una testa che spiccava al volo giù dal finestrino e andava a rotolare dolorosamente poco oltre i binari, a due passi dal fragore delle rotaie in tensione. L'ho fatta grossa, pensai. Stavolta avevo disobbedito contemporaneamente a mia madre e a un divieto pubblico. Mi era andata male. Era un po' una catastrofe. Se non udivo ora gli strilli di mia madre fra le braccia della quale certo il mio corpo senza testa era scivolato, era solo perché il tunnel spegneva del tutto il frastuono del rapido. Sono un cretino, mi dissi, a far soffrire mia madre, solo così perché è una testa del cavolo. E ricordavo in quello stesso momento, vedendo fuggire l'ultima carrozza con la coda dell'occhio, tutto quello che del mio caratteraccio veniva ripetuto dalla povera mamma. Chissà che cosa hai in quella testa tu, prima o poi chissà dove andrai a sbattere la testa, ti resta da perdere solo la testa, sei una testa calda, sei una testa matta, sbalorda, svitata, ti ci vorrebbe una bella lavata di testa. Ora la mia mamma aveva di me solo il corpo, fino alla base del collo, di quella testa tanto vituperata, a questo punto le rimaneva solo il ricordo. In verità io aspettai di udire lo stridore delle rotaie bloccate dal freno di emergenza, ma la galleria divorò l'ultima carrozza e il rombo proseguì, smorzandosi a poco già lontano, decine di chilometri da me. Ero solo, più solo che mai, se neanche le braccia, le gambe, le mie belle mani dalle dita lunghe mi accompagnavano più, avevo solo la mia testa, ero soltanto una testa. Oramai è l'unico dolore di cui oramai potevo soffrire, banale osservarlo, era quel mal di testa che a poco, pensandoci, mi perforava il cranio, inondando l'intero labirinto del mio cervello, offuscando ciò che restava della mia mente. Insomma, tutto era accaduto, anche la meraviglia di quanto era accaduto, la meraviglia di pensarlo, di essere qui senza le mie dita, e svenni, sapendo di svenire, con un gusto di sangue rappreso sulla punta della lingua, nella pozzanghera calda dove giaceva la mia guancia. Al risveglio,
in un'alba livida squassata dall'abbaiare di cani, avvertì un prurito al naso che mi ricordò di colpo la mia assoluta impotenza. Mi chiesi se non stessi per caso sognando, ma il prurito era reale e il sapore del sangue sulle labbra più dolce man mano che coagulava. Un disperato istinto di sopravvivenza mi faceva rallegrare della fortuna avuta a non rotolare in mezzo ai binari vivi e lucenti sui quali era passato rapido, ma tra due monconi di binari arrugginiti e morti, semicancellati dall'erba, era una testa fra due binari morti, e io più morto che vivo mi chiedevo adesso quali fossero le prove fuori del fatto che respirassi ed esistessi come la lucertola che mi osservava dal collo di un flacone di detersivi. A parte il prurito sulla punta del naso, che a tratti avevo modo di alleviare torcendo metà faccia verso una punta di pietra, vi erano le mie urla, che io sentivo indubbiamente, che ero il solo con mia grande rabbia a sentire. Udivo bene anche l'eco che dalla galleria rimbalzava e mi tornava indietro come dall'antro di una sibilla senza fantasia. Vedevo con la mente la figura di mia madre apparire dal fondo del tunnel, stagliarsi di colpo contro l'arcata buia e avanzare tra i binari, decisa a riportarmi a casa. Quattro schiaffi non me l'avrebbe risparmiati nessuno, afferrato alle radici dei capelli e sospeso nell'aria come una medusa pentita. Avrei assicurato alla mia santa madre che d'ora in poi avrei ciecamente obbedito a targhe, cartelli stradali, avvisi pubblici, etichette di medicinali, prescrizioni morali, civili, religiose, sanitarie, così come ai suoi amorevoli ordini. Mi sarei accontentato, dopo il perdono, di essere sistemato sulla mensola della cucina, quella in alto, tra i vasetti di basilico e peperoncino, davanti al televisore. Per lei si sarebbe trattato solo del fastidio di ficcarmi nella bocca qualche pezzo di brioche o la cannuccia di un succo di frutta. Ma sono passati tre notti e tre giorni, sono ancora qua, appena innaffiato da una pioggerella primaverile che mi ha fatto starnutire una buona mezz'ora, stanco di inghiottire le formiche che mi si arrampicavano sulla lingua. Ho appena teso una trappola alla mia unica amica, la lucertola, la giovane inesperta della vita, che mi veniva a trovare fin dalle prime ore del supplizio, fissandomi con due occhietti lucidi di compassione. Ho dovuto aspettare che sfiorasse il mio labbro inferiore con la coda, per stringere di colpo i denti e afferrarla brutalmente. Non so che gusto abbiano i gatti, ma il sapore delle lucertole non deve essere diverso da quello dei serpenti, e ti resta in bocca, acre e vischioso, per ore e ore. Ad ogni modo mi sono procurato le proteine per sopravvivere ancora un giorno. Nessuno arriva, nessuno mi soccorre, si saranno accontentati di seppellire il resto del mio corpo, cuore compreso. Io sono lontano dal mio cuore e vivo ancora, o penso di vivere grazie alla polpa del cervello. Un giorno vedranno un cranio fra i binari morti. Qualche bambino indicherà alla mamma quell'oggetto strano all'imbocco della galleria e si ricorderanno. Troveranno anche questa pagina e si domanderanno come diamine ha fatto costui una semplice testa a tracciare queste righe rosse. Rispondo sul foglio medesimo, per semplificarvi le indagini. Il foglio non è altro, come si può vedere se la pioggia non avrà cancellato le parole, insieme alle tracce di merda, che un pezzo di pannocarta piovutami addosso dal finestrino del cesso di un regionale. E le righe, incerte e smagliate, hanno quel colore vermiglio che le fa tante assomigliare alle ultime gocce di sangue stillanti dalla pozza stessa a cui ho attinto, col più robusto filo d'erba, l'inchiostro necessario. Il resto, come si può arguire, l'ha fatto la mia bocca, stanca di urlare, di ingoiare formiche. E il corpo? Si insisterà a domandare. Il resto del corpo? Le mani per toccare, la pelle per sentire. Come avrà fatto questo sciagurato a pensare senza il corpo? Ma a questo neanche io posso rispondere, e non sono capace di aiutarvi. Io sono semplicemente una testa, vivo una emorragia che non sembra volgere alla fine, e anch'io mi stupisco di esistere così. Quando l'intero sangue avrà deciso di raggrumarsi, ogni cosa sarà chiara per tutti, tranne che per me, e le mie parole avranno una risposta per ciascuno, quando non si rivolgeranno più domande al teschio, cavo e ripulito, libero da me e dal mio stupore, più adatto a fare da ninnolo tra le dita di un bambino.